Oggi ti parlo della pagella scolastica di tuo figlio. Tuo figlio torna a casa con la pagella scolastica, ha tanti bevoti e una sola insufficienza. Tu cosa fai? Vai da tuo figlio e gli chiedi Per quale motivo, perché hai questa insufficienza? E gli altri bevoti? Passano inosservati o li nomini? Li nomini o passano in secondo piano? Da varie ricerche svolte e soprattutto dal lavoro fatto sul campo è emerso che l'approccio più utile è quello di migliorare ciò che già va bene. Ci sono più risultati quando rafforzi i punti di forza dei bei voti di tuo figlio, piuttosto che ribadire i punti deboli, piuttosto che criticare i punti deboli. In questo caso, come in molti altri casi, più carota e meno bastone. E questo vale anche per te. Loda le altre persone per i loro punti di forza e per i loro talenti e loda anche te stesso per quello che sai fare bene. Avrai tante soddisfazioni e tanti risultati. Scrivi il tuo commento al di sotto di questo video e se questo video ha suscitato il tuo interesse condividilo sul tuo profilo e sulla tua pagina.